La Men Scuola Basket Arezzo, nonostante tre quarti di alto livello, è costretta alla resa dalla prima della classe Chiusi. Inizio frizzante del match, entrambe le squadre provano a giocare in velocità e complice le alte percentuali di realizzazione, il primo quarto si chiude sul 25-24 per i padroni di casa. Nella ripresa la difesa della SBA comincia a dare i suoi frutti, Chiusi perde le certezze iniziali e gli Amaranto con merito cominciano ad allungare. Punto dopo punto i ragazzi di Coach Milli riescono ad andare all'intervallo sul 38-32 in proprio favore, tenendo San Giobbe a soli 7 realizzati in 10 minuti di gioco, compresa anche una tripla di Andriani che si è fatto trovare pronto nel momento della necessità. Nella ripresa il tema della gara non cambia, Lamine è determinata a mantenere il vantaggio e riesce con abilità a mantenere la testa avanti. I canestri di Cutini, De Bartolo e Rodriguez permettono agli Amaranto di tenere 7 punti di vantaggio a pochi istanti dalla terza sirena. Un parziale finale firmato Radunic Groppi permette a Chiusi di riprendere fiducia e dopo il 47-49 del trentesimo i locali cambiano passo nelle prime azioni dell'ultimo quarto. Lombardo mette subito due triple che cambiano l'inerzia della gara quando anche Kuvekalovic e Radunic diventano un fattore offensivo. Il divario tra le due squadre aumenta, Lamen non riesce a segnare dal campo, solo due triple di Rodriguez a referto nel quarto finale testimoniano le difficoltà del quintetto aretino che scivola fino a un troppo punitivo, almeno per quello visto in campo, 72-50. Finale. Il tour de force dell'Amen proseguirà domenica prossima quando al Palasport Estra arriverà la ex capolista Virtus Siena, battuta nell'ultimo turno dalla PL Livorno e sicuramente desiderosa di tornare in vetta.